Carabao Cup, secondo turno, stecca il Watford, ok Leicester, Swansea e West Brom. La Carabao Cup, ex FA Cup, è già giunta al secondo turno, al quale hanno preso parte anche diverse compagini di Premier League. L'edizione 2017-18 ha già visto le prime sorprese, dopo il primo turno con 32 partite tra le squadre delle serie minori, soprattutto tra Ligue 1 e Ligue 2, al secondo sono subentrate 12 squadre di massima serie e svariate di Championship. Ieri sera, nel secondo round della competizione, si sono già viste 7 protagoniste di Premier, con una sola vittima, il Watford di Marco Silva. A Vicarage Road, infatti, il Bristol City ha ribaltato il gol del vantaggio di capo e andando in vantaggio 1-3, prima di subire l'inutile gol della Speranza Orne da parte di Mariappa. Successi convincenti ed in trasferta, invece, per Swansea e Leicester, la squadra di Clement ha battuto l'MK Dons in rimonta, con doppietta di Fer e reti di Abraham e Daiev, mentre le Foxes hanno avuto vita facile nella ripresa contro lo Sheffield United, con Slimani protagonista ed autore di una doppietta. Passano anche il West Bromwich, 1-3 contro la Accrington, e il Bournemouth, rimontando e sudendosi l'1-2 contro il Birmingham. Vittoria invece interne per il Brighton, 1-0 sul Barnet, e per il Crystal Palace, che ha steso l'Ipswich con una doppietta di MacArthur. Passano il turno, con risultati interni anche rotondi, le Eagles, Aston Villa e Norwich, che battono rispettivamente 5-1 il Newport con tripletta di Roofe, 4-1 di rimonte al Wigan e con lo stesso risultato e la stessa modalità il Charlton. Avanzano anche due delle retrocesse dalla Premier dello scorso anno, il Sunderland batte 2-1 in trasferta il Carlisle, il Middlesbrough 1 supera 3-0 lo Scunthorpe, mentre l'Hull cade sul campo del Doncaster. Tra le altre, avanzano anche Bolton, Reading, Burton, Bristol Rovers e Brentford, 1-4 contro il QPR. Di seguito tutti i risultati completi. Questa sera, invece, tocca a West Ham, Burnley, Newcastle, Southampton e Stoke.